Praticamente quando Sik scaricchiava non era un granché, si pensava, l'hai detto per me, siamo usciti del campione del mondo, mi ha dato una mano, erano molto amici, giravano alla cava, andavano assieme, cioè amicizia vera, vivevano insieme, no? Amicizia vera, stessa mentalità. Anche Valentino ci ha provato in questa situazione. Abbastanza, deve farsi forza anche lui, evidentemente, sai, un amico vero, un amico. Poi essere una stessa pista, essere coinvolti in un incidente, dove tu non entri, dopo non c'è nessuna, ripeto, responsabilità di nessuno, ti rimane, no, ti rimane un po' nella testa e forza vale, perché sì che è tuo amico e sai che è sempre il sorriso assieme, anche quando ci deve fare male nella cava con le moto. Tutte e due, bravo. Dicevi che anche Valentino ha bisogno di preghiere, lo guardo. Sì, perché questa cosa nessuno si aspettava così, poi lui che voleva bene, coinvolto in questo modo, questa è una cosa incredibile. Quindi dobbiamo pregare, ci siamo da vivi e si prega anche per chi rimane, perché è più difficile, per lui, per gli altri. I suoi romagnoli. Sì, preghiere romagnoli. Ex tecnico capo squadra di Lorenzo. Oggi con l'Inter Troyes. C'era anche Poggiani, insomma. Manuel Poggiani. Sì, ho visto anche gli angeli, che Alex è venuto. Ricari prima. Ecco, sì, hai ragione. Due volte campione del mondo. Manuel Poggiari è san marinese, ma di fatto romagnolo anche lui. Tutti romagnoli. Il cuore del motociclismo. Forse anche questo è un elemento che ha contribuito a propagare questa onda emotiva che si è allargata dalla Romagna poi in tutta Italia. Arriva praticamente dal vecchio tempo, quando i genitori correvano, i figli, ma i genitori non correvano, non vincevano, non vincevano i figli, li mettevano una volta 3-4 anni. Penso a Valentino che si andava con la carosellina, ce lo portavano quando aveva 6 mesi, sbagliava già così il toglio di liscio, non cambio di cross, lo dico io. Come fai poi a non diventare un campione? O perlomeno a non correre? Impossibile. Tanti numeri rossi, 58. Questo paese subirà un destino simile a quello di Tavuglia, soltanto che il meccanismo è un po' diverso, no? Domani. Sì. Coriano un po' come Tavuglia. Sì. Perché? Con un meccanismo, perché sai, inevitabile che accada questo. Cioè noi vedremo tanti segni, come abbiamo visto in questi giorni, che rimarranno in maniera permanente nel paese, così come a Tavuglia. Quando si arriva si riconosce subito il segno di Valentino Rossi. Questo avremo il segno di Valentino Rossi, purtroppo. Sarà così, dopo la morte. A memoria per tutti.